Ehi la ciurma, io sono Mezzo Test e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mind Test Ita. Allora. Non mi ricordo lo scorso episodio dove ci eravamo lasciati, ma mi ricordo esattamente che eravamo andati a impiantare la nostra fabbrichetta di energia qua sotto in cantina. E come potete vedere è tutta completata, non mi ricordo se l'ho fatto on camera di completarla, però male che vada, credo di essermi bugato. Ve la rifaccio vedere, questo pipe arriva semplicemente da qua, dove arrivano tutti gli output di questi Node Breaker, cioè tutto il mais arriva qua, che è un autocrafter e che crafta delle bottle di etanolo. E questa perché non funziona? Non lo so. Ah no, ok, adesso funziona. E questo appunto lo manda qua, che teoricamente ha un 50% di possibilità di andare a destra o a sinistra, e qui alimentano i due generatori che alimentano sopra. L'unico problema di questo impianto è che avendo la Blinky Plant questo si attiva sempre in pratica, cioè lo manda praticamente sempre. La cosa ideale sarebbe quella di attivarlo quando c'è una situazione particolare, ma è molto poco gestibile tramite Mezikon su questa cosa. E allora io spero semplicemente che la farm di grano produca sempre abbastanza grano, sì, la farm di mais produca sempre abbastanza mais da tenere sempre almeno una bottiglia di etanolo in entrambe, e che quindi su continui a ricevere energia al punto giusto. Ho mantenuto la chest qua dove vanno gli avanzi di mais, se per caso. No, questi qua sono. Qua ho riempito con il mais che ho tolto da qua sotto. Sapete che avevo accumulato, poi ho messo la cobblestone nello scorso giro. E qui vanno a finire gli scarti di mais. Cioè, se quei quattro generatori, cioè questi quattro Node Breaker, prendono il mais e lo mettono negli altri dispenser, ma gli altri dispenser hanno l'inventario pieno, finiscono qua dentro. Dove se per caso avessi bisogno di mettere nell'autocrafter altro mais, ho dell'altro mais da andare a piazzare là manualmente. E questo è quanto. Allora, per questo episodio volevo andare su una parte un pochettino più costruttiva. Visto che abbiamo fatto un po' di crafting gli scorsi episodi, abbiamo fatto un po' di technique, diciamo, adesso nell'episodio appena passato. Vorrei andare a lavorare un pochettino su questa parte della casa, che forse è stata quella che abbiamo un pochettino più trascurato, perché qui comunque c'è non la farm di alberi ancora, perché gli alberi sono ancora mezzi buggati, a meno che non prenda la versione instabile. Qui c'è la farm di canne da zucchero, che poi vorrei rimodellare un attimo, la farm di le coltivazioni di bacche. Qui ci sono le coltivazioni in generale, là c'è la coltivazione di cotone che poi dovrei spostare in un certo modo, perché vorrei fare una coltivazione automatizzata anche di cotone, una volta che abbiamo i materiali e magari per non annoiarvi, non subito adesso visto che ne abbiamo appena costruita una di farm automatica, beh non appena ma qua più o meno, allora dovrei andare a lavorare su questa zona qua, dove inizialmente avevamo la nostra grotta, però adesso non ce ne frega particolarmente di quella grotta, visto che abbiamo comunque l'accesso tramite l'ascensore. La mia idea era quella di andare a piazzare qua della dirt per andare a costruire una sorta di terrazza, un terrazzino in cui passare un po', diciamo, le giornate estive. Ecco, adesso che arriva un pochettino il caldo, più in là ci sarà l'estate, e allora pensavo di andare a fare un piccolo terrazzino che fosse leggermente rialzato, cioè mantenendo questa altezza. Adesso provo a cercare di farlo un po' simmetrico. Facciamo che fino a qua, fino a 1, 2, 3, al terzo brilluccichio. Ok, che è uguale a dove sono arrivato qua. Ottimo. E andiamo a ampliarla un po' in questo modo. Poi vorrei mettere tipo della recinzione di lato,
All'inizio pensavo delle fence, ma visto che nella Home Decor ci sono delle cose molto interessanti da utilizzare per un'area, diciamo, di giardino, ma non giardino tipo orto, giardino proprio di bellezza, un giardino di una villetta tipo, ecco. Tipo possiamo mettere delle sdraio, possiamo mettere un piccolo pozzo, non mi ricordo se c'era anche il barbecue forse, o comunque possiamo mettere il falò. Così tanto per... Ma nel falò ci sarebbe di più su una spiaggia. Qua non abbiamo una spiaggia, è vero. Dovremmo anche pensare a fare una spiaggia in futuro, per questa zona, che dite? Oh, qua io andrei però a riempire anche qua sotto, da non fare tutto vuoto, ecco. Che poi effettivamente poi direte, non si vede se vai più avanti, no, a costruire. Però non mi piace particolarmente. Allora, quanto vorremmo farla lunga? No, io direi ancora tipo 4. Sì, facciamo lunga almeno altri 4. E 4. Anche per rialzarla un po', cioè per fare che stacchi un po' dal resto. Che non sia tutta... Allora, qua andiamo a riempire. Però effettivamente qua forse ci sarebbe meglio della... Come si chiama? Della... Questa, insomma, della... Sandstone. Andiamo a prenderla da sotto qua dove non dovrebbe più vedersi. Guarda che ne abbiamo quintali dentro casa, ma era giusto per non andare dentro casa. Allora, così facciamo un pochettino più omogeneo, dai. Ecco, allora. Facciamo così. Qua dove arriva, qua arriva. Ah, quindi l'ho tolto proprio dalla zona dove non dovevo toglierla. Vabbè, dopo metterò a posto. Facciamo una cosa di questo tipo. Qua torniamo con la dirt. Qua riempiamo con la sandstone. Qua torniamo di dirt. Sì, che effettivamente la zona che non si vede potrei anche riempirla di roba a muzzo. Cioè, lasciarla vuota non mi piace come idea, però potrei benissimo metterci della sandstone piuttosto che metterci della dirt che abbiamo in quantità molto inferiore, ecco. Tanto se andiamo a vedere dentro casa, anche là appena scendiamo di un paio di blocchi c'è della sandstone. Perché questa zona è tutta costruita sulla sandstone, quindi... Allora, andiamo, adesso che abbiamo questi, ripiazziamoli qua. E andiamo a prendere dentro casa. Poi magari ci sarebbe una piccola scalettina laterale, che dite, per salire su e scendere giù. Ci andiamo a lavorare. Immagino che non la finiremo in questo episodio, però facciamo un po' di building insieme, insomma, da... Lavorare un po' sulla nostra casetta anche per quanto riguarda l'aspetto estetico. Che troppo spesso forse ho trascurato in questi episodi passati, ma ogni tanto ci sta di prendersi un po' il tempo, di andare a lavorare con calma e di godersi, ecco, tutti i lavori che abbiamo fatto in questo tempo, cioè tutte le risorse che abbiamo accumulato, l'energia che abbiamo, eccetera, eccetera. Tanto che la dirt potremmo per esempio crearla anche con la cobblestone sopra. L'unica cosa è che ci va un attimo di tempo di energia, ma grindando mi pare la cobblestone si ottiene direttamente la... No, forse grindando la cobblestone si ottiene la ghiaia, e grindando la ghiaia si ottiene la dirt, se non ricordo male. Così ci sta o la vogliamo fare... No, facciamola ancora più profonda, dai. Sì, la voglio più profonda. Ancora altri due, ancora altri tre, ancora altri quattro. Se facessimo un grande giardino, proprio ci sta, dai. Un grande giardino con delle aiuole, con dei fiori. Sì, andiamo a espanderlo ancora. Adesso qua chiudiamo magari. Però poi rischio che venga troppo sformato più che altro. Non vorrei farlo troppo lungo in una direzione piuttosto che nell'altra, per evitare che appunto si creino delle disparità. C'è una roba così che sembra più naturale. Per evitare che si creino delle disparità. Allora, adesso è...
No, qualcosa ci sta ancora, eh. Non troppissimo, però mettiamo tipo altri tre blocchi. Vediamo con altri tre blocchi come viene. Allora, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, qua questi posso anche toglierli, visto che non sono più di confine. Dammi la torcia. Quello è l'ultimo, quello là, ok. E andremo qui a riempire di sandstone, anche questa dove bisogna prendercela. Vabbè, se facessimo così, però adesso andiamo a riempirci, a togliere tutta la dirt che c'è là e non ho voglia di farlo. Facciamo così per ora. Andiamo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Poi andiamo giù con questo, così. E là credo che dovremo tapparlo comunque, perché verrà poi bruttino altrimenti. Adesso vediamo un attimo, ma credo che verrà proprio bruttino se lasciamo giusto quella parte là della grotta. Allora, qua andiamo a colmare la lacuna che si è formata. Allora, ok, perché là secondo me viene proprio un po' bruttino se lasciamo la confina. Sì. Direi che sta zona potremmo tutta chiuderla. Facciamo così. Non sarà più lo stesso di prima sta zona. Ma d'altronde noi siamo venuti qui anche per colonizzare l'area. Non è che la vogliamo lasciare nature com'era. Ecco, alcune cose naturali che c'erano prima erano molto molto carine. Anche sta grotticina era parecchio carina. Ma diciamo che una voragine così accanto a casa non ci sta tanto bene a lungo, dai. Bisogna costruire, costruire, costruire. Per forza, è un po' la vocazione del genere umano, dai. Però no, effettivamente qua devo mettere dirt. Allora, vacci così. Perché là non è più la casa, cioè la terrazza, quindi ok, così sì, mi sembra anche abbastanza naturale. E forse mettiamo tipo così, è un po' meglio. Se sì, che dite? Così ci sta, sì, mi sembra più regolare. Allora, adesso andiamo a lavorare su sta parte qua di dirt e vediamo come viene. Lunga fin qua, ma secondo me lunga fin qua ci sta. A meno che non vogliamo fare delle opere edilizie imponenti, tipo una piscina, ma non mi sembra il caso, ecco, di farla con la piscina. Ma che vada, se volessimo fare una piscina, potremmo effettivamente pensare di farla di fronte alla terrazza, cioè in questa direzione. Sta venendo notte, credo che ci converrà ritirarci a casa, anche perché abbiamo finito praticamente sia la dirt che... Aspetta, dammi. Questo sì, con la pala avrei fatto molto prima, ma sono un idiota. A occhio e croce, così come grandezza ci sta. Ci sta, sì. Allora, andiamo a dormire un attimo. Che di notte si vede me... Ma come? You can only sleep at night, è notte. Si è svegliato? Ok. Allora, prendiamo un altro po' di sandstone e di dirt, se possibile. Allora, voglio vedere un attimo se è la cobblestone che ci dà la dirt, già direttamente grindata. In tal caso ne mettiamo a grindare un po'. Oppure se ci dà la gravel e poi dobbiamo grindare la gravel. Forse con la gravel ci vorrebbe un
discreto po' di tempo in più. Allora, vediamo. Subito. Secondo me ci dà la gravel, infatti. Infatti, ci vorrà del tempo in più per ottenere dell'altra dirt. Ma credo che lo farò perché è un investimento che serve, diciamo, per il nostro futuro, perché abbiamo davvero poca dirt adesso che abbiamo utilizzato per ampliare di qua ed è un materiale da costruzione che serve. Perché tutte le volte che c'è da spianare, se non hai la dirt, cioè non sei nessuno. LOL. Allora andiamo a riempire tutta la zona per quanto ci è possibile. Sono un idiota. E voi direte: lo sappiamo già. Ma a me ogni tanto piace ripetermi. Vediamo un attimo come. Ma sì, secondo me come terrazzino ci sta. Ci sta alla grande. Vediamo un attimo qua. Poi se andiamo qua in questa direzione. Vabbè, non è che spazi chissà su quale visione celestiale. Però dai, è carina come vista, dai. Ci sta. Ci sta, dai. Forse un pochettino più lungo adesso che largo. Sta meglio forse un attimo a farlo un pochettino più corto, però. Allora, home decor. Quello che volevo andare a provare della home decor da mettere in giardino, al posto delle recinzioni, o magari anche le recinzioni, ma volevo capire un attimo come apparisse, è questo. Il garden lettuce wood vegetal. Allora, abbiamo bisogno di 4 di legno e 4 stecchetti e delle foglie. Allora, le foglie non dovrebbe essere troppo un problema da andare a recuperare, perché noi possiamo benissimo andare qua e pigliarci tutto. Magari già direttamente con la motosega, visto che ce l'abbiamo, non è nella bag 1. Voilà. Vai. Ottimo. Grazie. Così abbiamo anche allora, legno che beh, non ci serve particolarmente, ma andiamo a prendere. Abbiamo 6 sapling che non ci servono, quindi li buttiamo volgarmente. E abbiamo anche parecchie leaves, cioè tutte queste leaves abbiamo preso. Beh, GG. Allora, il legno. Vorrei scraftarlo. Un po' di stecchetti ce l'ho, voglio prima vedere come appare. E poi decidere che farne. Cioè, se farne tanti, se farne pochi, sta in piedi? Sì. Posso metterne uno sopra l'altro? Sì. No, uno sopra l'altro fa un proprio schifo. Però potrebbe essere una cosa abbastanza carina qua per il giardinetto. Allora, fare una cosa tipo. Allora, ecco, mettiamolo così. Così. Poi qua quasi quasi andrei a metterlo in questo modo. Cioè tipo a. E qui ho bisogno per forza del mio carissimo screwdriver. Perché apro sempre lo zaino sbagliato? Non lo so. Anzi, lo so, è perché sono un idiota. Vediamo co come sta. Secondo me è molto carino così. Sì, sta un sacco di giardino bellino, gigioso. Allora facciamo che copiare il fare la crafting grid. Ok. Facciamone. Ah, ho bisogno di altro. Di altri stickettini, però effettivamente. Andiamo a spammare un po' di stickettini. Ok, poi facciamo copy to craft guide. Dov'è, 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 dov'è? Ok, all. Vai. Ok, ne abbiamo 72, forse non bastano, ma speriamo di sì, noi. No, naturalmente l'ho messo dalla parte sbagliata, anche questo. Giralo, giralo, giralo. Ok, giralo, giralo, giralo. Ok. Poi, 1, 2. E qua le mettiamo dall'interno.
Non vorrei solo che quello bloccasse il passaggio dell'erba. Lasciamo un attimo qua che si faccia l'erba, qui lo sistemiamo in un secondo momento. Ah, ok, qua dovremmo andare a farlo tramite un barbatrucco dall'altro lato, probabilmente. Del tipo così. Allora, andiamo un attimo di qua. No, ma ci stavo sopra quel blocco, porca miseria. Beviamoci un caffè. Ok. Qua ci sarebbe forse un piccolo cancello per passare. Ma no. Se siamo qua, stiamo qua alla fin fine. Allora, facciamo così. Ah, perché lo mette così? E non lo mette. Non lo mette allineato. Però non posso metterne due sullo stesso verso. È un bel casino perché se ne metto uno qua. Ah no, ma perché là l'ha messo sull'altro. Non l'ha messo su quello. No, l'ha messo su quello esterno. Qui lo mette. Però no, questo qua viene poi sfalsato, vedete, rispetto agli altri. Perché sull'altro blocco. In quell'angolo là non si nota perché è ad angolo, appunto. Ma qua che c'è l'altro parallelo. È un po' una fregatura. È un po' una fregatura. Credo che l'unica cosa sia quella. Sì. Stupido, adesso lo rifaccio. Ma non voglio cascare, porca paletta. Ok, adesso mi faccio anche la scaletta. Così faccio anche rima. Ok, e poi andiamo a fare lo stesso discorso da quest'altro lato qua. Ma con una scaletta più lunga. Ok, e piazziamo così. Non è il massimo dell'esteticità, ma credo che non possiamo fare altro perché due blocchi sullo stesso blocco non possono starci. Scusate il gioco di parole. Comunque mi sembra che come aspetto estetico sia molto 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 gradevole. Molto 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 gradevole. Come inizio ci sta. Ci sta parecchio. Qua la casa non è un granché da vedersi. Però, boh. Ci sta, questo giardinetto mi piace, mi sta piacendo. Prima di concludere l'episodio vorrei vedere magari di metterci anche qualcos'altro qua fuori. Già che ci siamo, prima di finire il tutto. Allora, avevo visto che c'era. No, forse era alla fine. Dove è andato? Forse qui? Sì, un bel pozzo. Ah, proprio bisogno di fare questi di wood. Ah, che me ne è un problema. Allora, fammene. Ah, non abbiamo più sticketti, tanto per cambiare. Allora, fammi un attimo degli sticketti. Ok, ne abbiamo bisogno di tre di quegli affari di wood, vero? Quindi uno basta. Poi, pozzino dei miei sogni. Vai, ok. Adesso ci avanzano sti affari qua che. Non so se servono a qualcosa. Posso piazzarli quelli? Non lo so se posso piazzarli. Possono servire per qualcosa? Sì, ma sono tipo finissimi. Cioè, tipo non esistono. Speravo fossero tipo, boh, un pochettino più carini, ecco, anche esteticamente parlando. E il pozzo, diciamo che possiamo andare a piazzarlo qua. Che dite per ora, così ci sta. Però lo girerei tipo dall'altro lato, così forse. Così mi piace di più. Sì, mi piace di più. Questa texture non è fatta particolarmente bene. Perché stacca. Cioè qua è scuro e qua è chiaro e qua è scuro e qua è chiaro. C'è l'acqua dentro, lol. Posso prendere dell'acqua? No. Ebbene, allora io direi che per questo episodio è tutto, è anche durato più del solito. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata!